Il ventaglio delle caratteristiche nella scelta del luogo delle vacanze può essere ampio, quest'anno no. Il cibo è stata la scelta principale, almeno per un italiano su cinque. Una ricerca dei prodotti tipici, che nel bel paese non è affatto difficile con le sue 300 specialità tra DOP e IGP ed oltre 400 vini DOC e DOCG. Ben un terzo del budget della spesa è stato così destinato per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, un vero e proprio successo per il turismo enogastronomico. Secondo i dati forniti dalla Coldiretti, quasi 3 italiani su 4 hanno scelto, durante la vacanza, di consumare prodotti tipici del posto a chilometro zero. A favorire la scelta, il felice connubio tra l'attenzione a una sana alimentazione e il buon rapporto qualità-prezzo. Tra le tipicità enogastronomiche di cui si vanta il nostro paese, soprattutto al sud, c'è il gelato, uno degli alimenti più amati dagli italiani, che ne consumano annualmente ben 6 kg a testa. Ma sul fronte produzione non arrivano buone notizie. Germania e Francia ci sorpassano e dobbiamo accontentarci di una medaglia di bronzo. Secondo i dati Eurostat, infatti, la produzione italiana di gelato è calata del 15%. Meno ma più buono? Sta di fatto che il gelato, per molti, è diventato un'alternativa al pasto. E non solo d'estate.